Un campo magnetico è una zona dello spazio in cui si manifestano delle forze di tipo magnetico. Un campo magnetico in natura può essere originato fondamentalmente da due situazioni tipiche. Vediamole. Quindi, un campo magnetico deriva da due cause fondamentali. La prima sono cariche elettriche in movimento, e quindi fondamentalmente una corrente elettrica. L'altra causa del campo magnetico è una causa, come dire, intrinseca alle proprietà della materia, in particolare delle particelle elementari che la compongono, in particolare ancora gli elettroni. Che hanno una disposizione, un orientamento e un moto tale da determinare un campo magnetico. Nel primo caso si parla di elettromagnete. Cioè la generazione di un campo magnetico attraverso una corrente elettrica prende il nome di elettromagnete. Invece, quando si tratta di una proprietà intrinseca della materia, allora si parla di magnete permanente. Queste sono le due cause fondamentali che determinano la formazione di un campo magnetico. Una volta così descritto, nell'origine del campo magnetico, vediamo come possiamo iniziare a misurarle e attraverso l'uso di quali grandezze. Abbiamo detto che il campo magnetico si manifesta sotto forza di una forza magnetica. Questa forza magnetica si vede espressa se noi poniamo all'interno del campo magnetico delle cariche elettriche in movimento. Consideriamo un sistema cartesiano di riferimento. Immaginiamo tre assi cartesiani che definiscono uno spazio tridimensionale, questo sia l'asse X, questo sia l'asse Y e questo sia l'asse verticale Z. Immaginiamo di avere sul piano XY una carica positiva Q. Questa sia una carica elettrica e supponiamo che questa carica elettrica si stia muovendo all'interno dello spazio nel quale è presente il campo magnetico con una velocità V. Una velocità V che ovviamente è una grandezza di tipo vettoriale, cioè caratterizzata da un'intensità della velocità, una direzione e un verso. Supponiamo che in questo spazio sia presente un campo magnetico che viene identificato, la cui presenza viene identificata da una grandezza di tipo magnetica, appunto, che prende il nome di induzione magnetica B. Quindi abbiamo che B è un vettore che prende il nome di induzione magnetica, che è la grandezza fondamentale che noi utilizziamo per esprimere il campo magnetico. L'unità di misura dell'induzione magnetica è il Tesla.
indicato con la lettera maiuscola T, quindi poi sia V sia la velocità della carica elettrica. Abbiamo detto Q appunto sia una carica elettrica positiva. In queste condizioni, sperimentalmente, si trova che la forza magnetica, chiamiamola FB, la forza magnetica esercitata sulla carica Q che si muove con velocità V all'interno del campo magnetico di induzione B è data dal prodotto vettoriale Q V prodotto vettoriale vettor B. Quindi questa è la forza magnetica esercitata sulla carica elettrica Q. Essendo un prodotto vettoriale, per definirne la direzione, vedete che la forza magnetica è ovviamente anch'esso un vettore, è data dal prodotto vettoriale della velocità V vettore B induzione magnetica, moltiplicata ancora per lo scalare Q, quindi il valore della quantità di carica Q espresso in Coulomb. Se immaginiamo V e B in questa rappresentazione come giacenti sul piano XY, allora usando la regola della mano destra per determinarne la direzione in cui mettiamo V diventa il dito medio, no, scusate, il dito indice, quindi partiamo dal primo. B lo poniamo in corrispondenza del dito medio. Allora la risultante sarà diretta lungo la direzione Z ed è quella identificata dalla posizione del pollice. Quindi ricordiamoci, stiamo usando la regola della mano destra, dove il primo vettore è sempre l'indice, il secondo vettore presente nel prodotto va sul dito medio la risultante la troviamo nella direzione del pollice. Questa è la definizione appunto di induzione magnetica B, o per meglio dire di manifestazione della presenza di un campo magnetico di induzione magnetica B. Dimostrazione che si effettua appunto con una carica Q di esplorazione, come si dice in questi casi, posta in movimento all'interno del campo, e vedendone che questa carica Q subisce una forza, appunto una forza di tipo magnetico, la cui intensità, direzione e verso è data dal prodotto vettoriale V vettore B moltiplicato per la quantità di carica Q esplorativa.